Sono Giovanna Ruoberchera. Sono insegnante di cucina, giornalista gastronomico, mi occupo di cucina da oltre 30 anni. L'obiettivo di questo progetto è quello di promuovere l'utilizzo del tartufo nero in cucina. Qui ho preparato già la pasta fresca. Su 500 g di farina ho messo 4 uova intere e 3 tuorli. Vado a preparare una fonduta per farvela vedere, ma naturalmente qui ho già quella pronta, preparata, rassodata, perché per poterla metterla all'interno dei ravioli deve essere ben soda e fredda. Ho tagliato a cubetti piccolissimi, la fontina, una fontina dal peggio, ma potremmo anche mettere una raschera, potremmo mettere un bratenero o utilizzare anche eventualmente un montebore se siamo nella zona alessandrina. Giusto una presa di farina servirà per legare poi meglio la fonduta e mantenermela leggermente più soda all'interno del raviolo, non troppo liquida. Su 250 g di fontina vado a mettere 80 ml di latte, giusto per ammorbidirla. Lascio appunto preferibilmente a riposare un'ora, ma adesso la fontina era stata a temperatura ambiente per un paio d'ore. Quindi possiamo anche non farla riposare. Vado a mettermela sul bagnomaria. Quando la mia fontina sarà sciolta, andrò ad aggiungere due tuorli ed eventualmente un 15 g di burro. Allora, adesso lasciamo che inizi a sciogliersi. Nel frattempo io inizio a tirarmi la pasta. Vado a tagliarne un pezzo. Ecco, la nostra pasta è stesa sottile. Andiamo anche a spennellarla leggermente con un po' di albume. Serve per incollare bene i ravioli perché non si aprono in cottura e diciamo anche se noi andassimo a surgelarli in questo modo siamo sicuri che poi in cottura non si aprano. Ecco, qui ho la fonduta che avevo già fatto alcune ore fa e abbattuto, quindi è bella bella soda. Andiamo a farci delle palline. Diciamo queste palline sono intorno ai 10 grammi circa. Possiamo farli in diversi modi, a mezzaluna oppure a fiore. Andiamo a coprire con l'altro foglio. Facciamo fuori uscire bene l'aria, perché altrimenti se rimane aria, poi in cottura si aprono. E poi possiamo decidere la forma che vogliamo. Qui vado a fare questa forma a fiore. Qui la nostra fontina ha iniziato a sciogliersi bene. Adesso posso iniziare a mescolare. In questo senso vado sostanzialmente a tagliarla per evitare che faccia i fili. Tra un attimo andrò ad aggiungere due tuorli. L'ho tenuto ovviamente un po' più soda perché andando a riempire dei ravioli mi serve più soda. La nostra fontina è sciolta, vado fuori dal fuoco ad aggiungere due tuorli con un pezzettino di burro. Vado a mescolare, sempre in questo senso.
e riporto sul bagnomaria. Potremmo anche andare a riempire con questa fonduta dei cestini di pasta sfoglia, tipo Volovan. Io la trovo anche molto buona con il cardo, sempre anche col tartufo. Naturalmente, in base alla stagione, abbineremo la verdura più adatta, quella che si abbina meglio al tartufo. Ecco. Allora, adesso vado ad aggiungere il tartufo, anche qui me lo lamello e poi dopo lo taglio a julienne fine. Ecco, il tartufo nero si esalta molto con gli ingredienti a base di uova, a base di formaggio, soprattutto se è caldo. Ecco, la nostra fonduta tartufata è pronta. Vado a cuocere i miei ravioli, saranno sufficienti circa 3 minuti di cottura. L'importante è cuocerli a temperatura non troppo elevata, in modo che l'acqua frema ma non bolla troppo violentemente, per evitare che si aprano in cottura. Nel frattempo io vado a scaldare il burro con il tartufo che metterò sopra. I nostri ravioli sono cotti. Vado a sistemarli in un piatto che deve essere sempre caldo. Vado a grattugiare con una grattugia fori larghi un po' di braduro, quindi il burro al tartufo. Mettiamo ancora un po' su questo che è di meno. Ed ecco i nostri ravioli con fonduta al tartufo nero.